A me piacciono i treni. No, 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 no. Ciao, io sono Pogodoggo e benvenuti in questo nuovo video di People Playground. Scusate, potete smetterla di rubarmi le intro? No, perché il canale sarebbe il mio, quindi dovrei farla io la intro, Oddio, Poggo, pensavo non ci fossi, quindi... Perdonami. Ah, ma tranquillo, non devi chiedere scusa a me. Devi chiedere scusa all'arma di distruzione di massa sulla quale sono seduto. Ehi, arma di distruzione di massa, ti va di perdonarlo? A quanto pare no. E questo è ciò che succede se mi rubate le intro. Maledetti. Ciao, io sono Pogodoggo, questa volta quello vero, e benvenuti in un nuovo episodio di People Playground. Come potete vedere, abbiamo la mod di Pogodoggo su People Playground, creata da uno di voi. Ragazzi, voi siete fuori di testa. Guardate quanto è figa. Tra l'altro può anche fare una roba fighissima che vi farò vedere tra poco. Vi consiglio di guardare questo video fino alla fine perché ne succederà davvero delle belle, come sempre su People Playground. In descrizione, come al solito, vi lascio il link di Instagram, Reddit e Discord se volete andare a lasciare un follow in anche lì. E ovviamente, se il video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Tra l'altro, io ho messo la mod di Pogodoggo e Steam ha rimosso quella di Marcello. Coincidenze? Io non credo proprio. E l'ha sostituita con questo. Questo è il nuovo Marcello, che tra l'altro è pelato ed è anche un po' strano in realtà. Mi fa paura. Marcello, non sei felice di vedermi anche su People Playground? Hai visto? Ti ho raggiunto anche qui. Vabbè, Marcello, ma non c'era bisogno. Che esagerazione, mamma mia. Adesso devo assolutamente farvi vedere una cosa fighissima riguardo la mod di Pogodoggo. Per farlo però devo alzare i volumi al massimo. Guardate cosa succede quando spawno Pogodoggo. Ciao, io sono Pogodoggo. Cioè, ragazzi, c'è la mia frase nel gioco. Oh. Cosa sta succedendo? Ciao, io sono Pogodoggo. Anzi, noi siamo Pogodoggo. Mamma, io non ci volevo venire al centro commerciale. Lo sai che ho paura di uscire quando c'è brutto tempo? E se viene un tornado e ci porta via? Ma quale tornado è tornado? È impossibile che venga un tornado qui. Mamma, mamma! Io adoro questo gioco. Si sta distruggendo tutto. Questo tornado è fantastico. Oggi, come qualsiasi video di Pogodoggo che si rispetti, andremo a torturare Marcello con qualcosa di veramente, ma veramente letale. No, no, ragazzi, no, non sto parlando di voi. Voi siete nel prossimo episodio, non in questo. Avete sbagliato di nuovo. Ah, ma come non era oggi? Ragazzi, io ve l'avevo detto che non era oggi che dovevamo torturare Marcello. Dai, andiamo, dobbiamo tornare per il prossimo episodio. Guarda che ti vedo. Neanche tu eri stato invitato per il video di oggi. Allora, dicevamo, per le torture di oggi ho preparato queste pozioni letali che andremo ad iniettare nel sangue di tutti questi cloni di Marcello. Non so cosa succederà, ho molta paura, ma sono sicuro che sarà molto divertente. Iniziamo con quello che dovrebbe far diventare Marcello un super zombie. Che sta succedendo? Si sta decomponendo? Però è vivo! Ma quindi non ho capito, se gli sparo in testa non muore. Ma... Ma come? Il colpo lo ha attraversato e ha ucciso quello davanti a lui. Oddio, ma questo siero è potentissimo. Guarda, non muore. No, ho sbagliato. Ho sbagliato, scusate. Per favore, ho bisogno di una squadra delle pulizie che rimuova i corpi dei Marcelli morti. Grazie. Ah, oddio. Ma che? Ho chiesto una squadra delle pulizie. Che cosa sei tu? Può essere che ti abbia creato io per sbaglio. Quindi, se devi pulire, pulisci in fretta e sparisci, per favore. Però devo dire che qualunque cosa fosse quella roba, ha fatto egregiamente il suo lavoro. Comunque, continuiamo con gli esperimenti. Questo dovrebbe essere super uber letale. Vai, colleghiamolo a Marcello. Non sta funzionando. Credo di aver sbagliato l'impostazione. No, no, no.
Cosa sta succedendo? Ho sbagliato tasto, invece di farlo andare nel marcello a sinistra, l'ho fatto cadere sul marcello a destra ed è diventato delle ossa. Sto sbagliando tutto. Ciao Peter, ti ricordi di me? Sono il Dottor Octopus. Ah, sì, il Dottor Octopus, uno dei miei nemici più forti. Esatto, allora ti ricordi di me? Sì, Spider Ragnatela. Comunque devo dire che è molto più facile uccidere i cattivi con una pistola piuttosto che con delle ragnatele. Perché non ci ho pensato prima? Vabbè, facciamo finta che non sia successo nulla e passiamo all'esperimento successivo, ossia il sangue esplosivo. Non è esploso? Che succede? Oh, Pogo! Che sta succedendo? Bro? Ragazzi, ma che sta succedendo oggi? Io non ho parole. Si sta rialzando? Ok. E visto che ogni tanto mi annoio, ho deciso di creare il siero esplosivo zombie. Non so perché. Non fate domande, proviamolo e basta. Ho molta paura. Per il momento non sta succedendo nulla. Quindi tutto a posto? È solo uno zombie. Ah! No, vabbè, non lo so. Ma perché? Effettivamente zombie esplosivo. Ma non mi aspettavo così tanto. Sono morto anch'io. Ma ragazzi, ma cosa sta succedendo in questo laboratorio? Ma sei davvero sicuro di volerti buttare da una torre di 130 metri con un paracadute praticamente fatto in casa? Cioè, ne sei davvero sicuro? Questo paracadute è un regalo di mio padre. Non può non essere sicuro. Devo fidarmi delle sue abilità da costruttore. Ci vediamo giù, amico mio. Ecco, appunto. Puoi non venire a dirmi che non ti avevo avvertito. Stupido. Ho ricostruito il laboratorio. Dobbiamo continuare i nostri esperimenti per la scienza. Abbiamo una potente neurotossina. Ho molta paura. Vai Marcello. Credo sia morto sul colpo. Poi abbiamo il Black Velvet. Un potente acido. Che cosa farà ma... Oddio santo! Gli ha staccato il braccio. Che schifo! Ma stavo pensando, visto che gli ha staccato solo il braccio, perché non completare con la siringa dello stesso acido? Io adoro questo gioco. Continuiamo con il siero dell'immortalità, che ovviamente poi andremo a testare, perché bisogna vedere se poi lo rende davvero immortale. C'è un alone blu intorno a lui. Credo sia diventato fortissimo. Adesso però dobbiamo vedere se è veramente immortale. Sei pronto, Marcello? Oh mio Dio. Oh mio Dio. È davvero immortale. Ma che figata. No, è diventato l'esorcista. Ah, che spavento! Oh, che sta succedendo? Ragazzi, mi ha ammazzato! Sono diventato un saccottino con la cioccolata! Mi ha piegato in due! No, scusa, adesso devo capire. Davvero non muore? Ragazzi, è ancora vivo! È ancora vivo, è rimasto lo scheletro? Ho bisogno di lui, colui che disintegra tutto. È riuscito ad ucciderlo. Però, cioè, nel senso, c'è voluto un dio per ammazzare sta roba che si muove ancora. Che schifo! Si muove ancora. Adesso c'è un problema. Perché abbiamo il siero dell'incubo. Cioè, praticamente sono tutti i sieri di prima messi insieme. E poi c'è esplosione istantanea estrema. Aspettate un attimo. Lo metto a distanza di sicurezza. Ok. Dio santo! Meno male che era a distanza di sicurezza. Sto andando di nuovo a fuoco. Non è possibile. Ehi tu, questa è una rapina. Dammi tutti i soldi che hai, subito. Sì, certo, ora glieli do tutti. Tranquillo figliolo, non ci farà del male. Adesso gli do tutti i soldi che abbiamo. No mamma, non devi piegarti dinanzi a queste ingiustizie. Ci penso io. Ehi tu, vattene subito, altrimenti dovrai vedertela con me. Con te? E cosa vorresti farmi? Darmi uno schiaffetto? Tu non mi fai paura, capito? Non avrai mai i nostri soldi. E va bene, per questa volta non vi farò nulla, ma solo perché sei stato molto molto coraggioso, capito? Hai visto mamma? Ce l'ho fatta! I nostri soldi sono salvi!
prossima volta evita di credere alle parole di un ladro. E grazie per i soldi. Ciao! Siamo rimasti solo io e te, Marcello. Sei pronto a provare il siero che li racchiude tutti? Io mi fido di te. Puoi farcela. Tecnicamente dovrebbe tipo scioglierlo, ma renderlo immortale, farlo esplodere. Dovrebbero succedere cose strane. Ho paura. Proviamo. Ok. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Cioè lo sta decomponendo e curando allo stesso tempo. Ed è rimasto soltanto lui, che tra l'altro è ancora vivo. Però potrei usarlo come zainetto. Ragazzi, il nuovo zainetto di Pogo Doggo, da oggi in tutte le cartolibrerie. Che schifo. Quanto sarebbe figo avere lo zaino di Marcello. Ecco, fatto come Marcello, magari non il cadavere di Marcello. Però dai, guardate quanto è carino. Sembra proprio uno zaino. Aiuto, sto impazzendo. Vorrei fare un piccolo test sul Dottor Octopus, perché fanno sempre vedere che riesce ad alzare le macchine, lanciarle, ma riesce effettivamente a tenere una macchina con i tentacoli? È morto. Gli si è spezzato il collo e la testa. Credo di no. No. Credo di no. Nella mia mente malata stavo pensando, secondo voi è possibile fare una macchina utilizzando i corpi di Marcello? Non ho idea, però proviamo. Ok, questo è il tettuccio della nostra macchina. Ditemi che non è perfetta. Ditemi che non è perfetta. Altro che Lamborghini, Tesla, Ferrari. Abbiamo la Marcello Car. Adesso dobbiamo provare a mettere le ruote. Non so come, ma le ruote. E anche le ruote sono state piazzate. Io, guardate ragazzi, se questa roba funziona, io mi alzo e me ne vado. Abbiamo messo anche il sedile. La Marcello Car è pronta. 3, 2, 1, vai! C'è un problema. Ma li ho frizzati? Ah, sì. Oddio! Vabbè dai, più o meno. Ma funzionano le ruote? Oh mio Dio. Ragazzi, devo sistemare un piccolo problemino. Al prossimo video!